29 giugno 1944, tra Civitella, San Pancrazio e La Cornia, 244 civili venivano uccisi per mano dei nazi fascisti, una delle stragi più feroci della Seconda Guerra Mondiale. Un ricordo, quello in questo 2020, che è stato indubbiamente diverso rispetto al passato per le misure anti e Covid, ma non certo diverso sotto il profilo delle emozioni. Il 28 di giugno le celebrazioni che hanno visto la presenza anche del presidente e vicepresidente del Consiglio regionale e la Santa Messa officiata dal vescovo di Arezzo, Riccardo Fontana. Ieri è stata una giornata molto emozionante, dal mattino deposizione delle corone ai vari scippi, alla Santa Messa officiata da vescovo Riccardo Fontana, che voglio ringraziare per questa sua, diciamo, per questo suo impegno nell'avvio del percorso di beatificazione Don Alcide Lazzari. E abbiamo concluso la serata con una trasmissione di un video, di un estratto di un video, un documentario che appunto, parlando della Seconda Guerra Mondiale e della sua tragicità, ha anche focalizzato l'attenzione su altri piccoli fatti storici, forse meno noti ma altrettanto importanti, come l'eccidio di Civitella. E abbiamo sentito dalla viva voce di alcuni superstiti la testimonianza di quel tragico 29 giugno. Il 29 di giugno, giorno dell'eccidio, la Santa Messa alle 7 del mattino e poi alle 11 officiata dal vescovo Luciano Giovannetti, all'epoca dei fatti un chierichetto. Io anche la notte sogno quello che avvenne quella mattina, quando ero un chierichetto, avevo circa 10 anni e ero all'altare, stavo servendo la messa, c'era il popolo radunato in chiesa. E a un certo momento entrarono i tedeschi, cominciarono a mandare fuori la gente e gli uomini li radunarono intorno alla cisterna e poi 5-5 li uccidevano. I tedeschi entrarono con una bomba nella porta della chiesa? Sì, sì, si fu buttata la bomba nella porta della chiesa e erano 4 e uno stava davanti all'altare e diceva tutti fuori, tutti fuori. Che cosa si ricorda delle parole di Don Alcide in quel momento? Cioè, le parole che lui ha pronunziato, perché sono certe, liberate il mio popolo, lasciate me, questo non l'ho sentito io, l'ho sentito tramandare, poi raccontavano, e la gente sicuramente l'ha dette, è provato che l'ha detto, quindi lui ha offerto anche la vita per il suo popolo, però il mio ricordo è complessivo, insomma, nel senso che anche prima io lo ammiravo perché la canonica era una canonica aperta, giorno e notte in un ragazzo si poteva entrare, lui faceva ripetizione la sera dopo cena nei messi lunghi invernali e si giocava a tombola, si faceva festa. Poi ci portava con sé a fare le passeggiate, ci portava a visitare i malati. Quindi è tutto il suo insieme, il suo stile che è rimasto impresso nella mia vita. Non solamente il momento eroico della sua morte, dell'offerta della sua esistenza. Ma quelle parole lì per lì non mi fecero grande impressione. Poi fecero impressione anche ad altri. Ma io poi mi domandai, forse il Signore mi vuole. E allora sono entrato in seminario, ero bambino l'anno dopo, nel 45, e poi queste cose le ho maturate, ripensate, riflettendo, e aiutato anche da persone sagge, e ho capito che veramente il Signore mi chiamava a prendere il suo posto. Quindi io ho avuto sempre questa grande venerazione verso Don Alcide.